Ciao ragazze, oggi vorrei fare questa sciarpa che è fatta con un punto così. Mi piace tantissimo questo punto. È così del lato dritto e anche del rovescio è uguale. Per fare la mia, io ho usato 100 grammi di filati perché ho fatto solo 1,20 m perché è per una bambina. Io ho usato un filato che è 50 grammi, 133 metri. Io ho lavorato con un cinetto 4 mm. Andiamo al tutorial. Per fare la mia sciarpa, io ho bisogno di un numero di catenelle che sia multiplo di 4 più 3. Io ho lavorato 31 catenelle. Adesso io inizio il mio primo giro. Io salto la prima catenella senza lavorare, vado nella seconda e lavoro un punto basso. Vado nella terza, lavoro un punto basso, nella quarta un punto basso, nella quinta un punto basso e così continuo lavorando facendo un punto basso per ogni catenella fino alla fine. Come ho 31 catenelle, io rimarrò con 30 punti bassi. Ho già lavorato fino ad arrivare nell'ultima catenella, per quello qua io ho 30 punti bassi. Io ho 30 punti bassi perché avevo 31 catenelle, perché avrò sempre un punto basso in meno del numero di catenelle che ho lavorato. Adesso io inizio il mio secondo giro. Io lavoro una catenella, giro il mio lavoro. Vengo qua dove ho il primo punto basso del giro sottostante e lavoro in lui un punto alto. Questo punto alto è il primo punto del mio giro. Adesso io salto un punto basso senza lavorare, vado in quello dopo che è il terzo punto basso e lavoro in lui un punto alto. Vado in quello dopo che è il quarto, lavoro un punto alto. In quello dopo che è il quinto lavoro un punto alto, così io rimango con 3 punti alti. Adesso io ritorno qua nel punto basso che ho saltato senza lavorare, che è il secondo punto basso del giro sottostante, e lavoro in lui un punto alto. Ora prendo il mio filo, vado là nel mio secondo punto basso e lavoro un punto alto. Così questo punto alto abbraccia i 3 punti alti che ho fatto. E continuo. Salto un punto basso senza lavorare, vado in quello dopo, lavoro un punto alto. Vado in quello dopo, lavoro un punto alto. In quello dopo lavoro un punto alto, così io ho 3 punti alti. Adesso ritorno qua nel punto basso che ho saltato senza lavorare e lavoro in lui un punto alto. Così questo punto alto abbraccia gli altri 3 punti alti. Salto un punto basso senza lavorare, vado in quello dopo, lavoro un punto alto, vado in quello dopo, lavoro un punto alto e in quello dopo lavoro un punto alto, così rimango con altri 3 punti alti. Adesso vengo qua nel punto basso che ho saltato senza lavorare e lavoro in lui un punto alto. Così questo mio punto alto abbraccia gli altri 3 punti alti. Salto un punto basso senza lavorare, vado in quello dopo, lavoro un punto alto, in quello dopo un punto alto. E in quello dopo un punto alto, così rimango con altri 3 punti alti. Adesso vengo qua nel punto basso che ho saltato senza lavorare e lavoro in lui un punto alto, che questo punto alto mi abbraccia gli altri 3 punti alti.
E così io continuo a lavorare tutto questo mio giro. Rimarrò qua alla fine con un punto basso che dopo ritorno per farlo. Ho lavorato tutto il mio giro fino ad arrivare lì nel penultimo punto basso dove ho i miei 3 punti alti. Devo ancora lavorare il quarto, per quello prendo il mio filo, vengo qua nel punto alto che ho saltato senza lavorare e lavoro un punto alto. Così lui ha bracciato gli altri 3 punti alti. Adesso vengo qua che ho solo un punto basso dove non è stato lavorato. Vado in lui e lavoro un punto alto. Così qua alla fine sono rimasta con un punto alto, dello stesso modo che ho qua nell'inizio. E così il mio secondo giro già sta pronto. Adesso lavoro il mio terzo giro dove farò più o meno la stessa cosa che ho fatto nel secondo giro. Allora faccio una catenella, giro il mio lavoro, vengo qua dove ho il primo punto alto del giro sottostante e lavoro in lui un punto alto. Salto un punto alto senza lavorare, che è quello che abbraccia i 3 punti alti, vado in quello dopo e lavoro un punto alto. Vado in quello dopo, lavoro un punto alto, in quello dopo un punto alto, così sono rimasta con altri 3 punti alti. Adesso vengo qua nel punto alto che ha abbracciato i 3 perché ho saltato lui senza lavorare e lavoro in lui un punto alto, così questo punto alto abbraccerà questi 3 punti alti. Salto un punto alto senza lavorare, che è quello che abbraccia i 3 punti alti, vado in quello dopo e lavoro un punto alto, in quello dopo lavoro un punto alto, in quello dopo lavoro un punto alto, così rimango con 3 punti alti. Adesso vengo qua nel punto alto che ho saltato senza lavorare, che è quello che abbraccia i 3 punti alti, e lavorerò in lui un punto alto. Salto un punto alto senza lavorare, che è quello che abbraccia i 3 punti alti, vado in quello dopo e lavoro un punto alto. Vado in quello dopo, lavoro un punto alto, in quello dopo un punto alto, così sono rimasta con 3 punti alti. Adesso ritorno qua nel punto alto che ho saltato senza lavorare, che è quello che abbraccia i 3 punti alti, e lavoro un punto alto. Salto un punto alto senza lavorare, che è quello che abbraccia i 3 punti alti, vado in quello dopo e lavoro un punto alto, in quello dopo un punto alto, in quello dopo un punto alto, così io ho i miei 3 punti alti. Adesso ritorno qua dove ho il punto alto che ho saltato senza lavorare, che è quello che abbraccia i 3 punti alti, e lavoro in lui un punto alto. E così continuo a lavorare tutto il mio giro. Rimarrò solo con un punto alto là alla fine, che dopo ritorno per farlo insieme. Ho già lavorato fino ad arrivare nel penultimo punto alto, per quello qua alla fine ho i miei 3 punti alti. Devo ancora lavorare il quarto, che è quello che abbraccia questi 3. Quello prendo il mio filo, vengo qua nel punto alto che ho saltato, che è quello che abbraccia i 3 del giro sottostante, e lavoro in lui un punto alto. Così anche questo punto alto abbraccia il 3 del giro. Adesso che ho qua alla fine solo un punto alto, vado in lui e lavoro un punto alto. Così io ho un punto alto qua alla fine, dello stesso modo che ho qua nell'inizio. E così il mio terzo giro già sta pronto. Lavorerò il mio quarto giro. E anche tutti gli altri giri da adesso in avanti facendo sempre la stessa cosa che ho fatto nel mio terzo giro.
Per quello io lavoro una catenella, giro il mio lavoro, vengo qua dove ho il primo punto alto del giro sottostante e lavoro un punto alto. Questo punto alto è il primo punto del mio giro. Salto un punto alto senza lavorare, che è quello che abbraccia i tre punti alti, vado in quello dopo e lavoro un punto alto, in quello dopo lavoro un punto alto. E in quello dopo lavoro un punto alto, così rimango qua con 3 punti alti. Adesso vengo qua nel punto alto che ho saltato senza lavorare, che è quello che abbraccia i 3 punti alti nel giro sottostante, e lavoro in lui un punto alto, così anche questo abbraccerà i 3 punti alti. Adesso io salto un punto alto senza lavorare, che è quello che abbraccia i 3 punti alti, vado in quello dopo e lavoro un punto alto, in quello dopo lavoro un punto alto e in quello dopo un punto alto, così ho lavorato 3 punti alti. Adesso ritorno qua in quello che ho saltato senza lavorare, che è quello che abbraccia i 3 punti alti del giro sottostante e lavoro in lui un punto alto. Salto un punto alto senza lavorare, che è quello che abbraccia i 3, vado in quello dopo, lavoro un punto alto, in quello dopo un punto alto e in quello dopo un punto alto. Così io ho 3 punti alti, allora ritorno in questo che ho saltato, che è quello che abbraccia i 3 punti alti e lavoro un punto alto. E così io continuo a lavorare tutto il mio giro. Rimarrò alla fine solo con un punto alto che ritorno a lavorare dopo. Ho già lavorato fino ad arrivare nell'ultimo punto e già ho fatto il quarto che sono ritornata e ho lavorato il punto alto che incrocia i 3. Adesso qua alla fine ce l'ho solo un punto alto. Per quello vengo in lui e lavoro un punto alto. Così io rimango qua alla fine con un punto alto. Dello stesso modo che ho qua nell'inizio, e così questo mio giro già sta pronto. Adesso lavorerò il mio prossimo giro, che farò la stessa cosa sempre che ho fatto in questi giri. Lavoro una catenella, giro il mio lavoro, vengo qua nel mio primo punto alto e lavoro un punto alto. Salto il punto alto che sta abbracciando i 3 punti alti, vado in quello dopo e lavoro un punto alto, vado in quello dopo lavoro un punto alto e in quello dopo un punto alto, così rimango con 3 punti alti. Adesso ritorno qua nel punto alto che abbraccia i 3 e lavoro in lui un punto alto. Salto un punto alto senza lavorare, che è quello che abbraccia i 3 punti alti, vado in quello dopo, lavoro un punto alto, in quello dopo lavoro un punto alto e in quello dopo un punto alto, così rimango con 3 punti alti. Adesso ritorno qua nel punto alto che abbraccia i 3 e lavoro un punto alto. Salto un punto alto senza lavorare, che è quello che abbraccia i 3, vado in quello dopo e lavoro un punto alto, in quello dopo un punto alto e in quello dopo un punto alto. Adesso io ritorno qua nel punto alto che abbraccia i 3 e lavoro in lui un punto alto. E così continuo a lavorare tutto questo mio giro. E tutti i giri che ho bisogno fino a che diventi della dimensione che io voglio. Io lavorerò nel mio 1,20 m, però se lavorassi per un adulto avrei lavorato 1,60 m o 1,70 m. Allora io lavoro il mio, voi fate i vostri e dopo torniamo per continuare insieme. Ho continuato a lavorare il mio
fino a un totale di 1,20 m, perché sto lavorando per una bambina. Se è invece per me, dovrei lavorare ancora di più. Nel mio ultimo giro è rimasto sempre con i 3 punti alti e il quarto sopra, 3 punti alti e quarto sopra. Adesso lavorerò il mio ultimo giro, che farò tutti in punti bassi, perché qua nell'inizio del mio lavoro il primo giro è stato in punti bassi. Allora, per rimanere uguale, anche quassù dovrò fare un giro in punti bassi. Allora, giro il mio lavoro. Senza fare catenelle, niente, io vengo qua dove ho il mio primo punto alto e lavoro un punto basso. Vengo qua dove ho il punto alto, quello che è sopra gli altri, e lavoro un punto basso. Vado in quello dopo, lavoro un punto basso, in quello dopo un punto basso, in quello dopo un punto basso. Vado in quello dopo, che è il punto alto che rimane sopra gli altri, e lavoro un punto basso. Vado nel prossimo, lavoro un punto basso. In quello dopo faccio un punto basso. Nel prossimo un punto basso. Vado in quello dopo, che è il punto alto che è sopra gli altri, e lavoro un punto basso. E così continuo a lavorare fino ad arrivare nel mio ultimo punto. Ho già lavorato fino ad arrivare nell'ultimo punto, per cui ho il mio giro tutto in punto basso. Adesso lavorerò il mio prossimo giro, che volendo posso mettere le frange, però come per una bimba io preferisco mettere le frange con le catenelle, per quello farò così. Io giro il mio lavoro, vengo qua dove ho il primo punto basso del giro sottostante e lavoro un punto basso. Adesso lavorerò 18 catenelle. Adesso che ho fatto le mie 18 catenelle, io vado nel mio prossimo punto basso, che è il secondo punto basso del giro sottostante, e lavoro un punto basso. Rimane così. Adesso vado nel mio prossimo punto basso e lavoro un punto basso. Lavoro 18 catenelle. Adesso che ho le mie 18 catenelle, io vado nel mio prossimo punto basso e lavoro un punto basso. Vado nel mio prossimo punto basso, lavoro un punto basso e lavoro 18 catenelle. Adesso che ho le mie 18 catenelle, io vado nel prossimo punto basso e lavoro un punto basso. Vado in quello dopo, lavoro un punto basso, faccio le 18 catenelle e così continuo a lavorare tutto questo mio giro. Ho già lavorato il mio giro fino ad arrivare nell'ultimo punto basso. Qua alla fine del mio giro io sono rimasta con 2 punti bassi, qua nell'inizio solo uno, però qua alla fine io ho 2. E così è rimasto questo mio giro. Adesso posso tagliare il mio filo, nasconderlo bene per evitare che si disfi, perché io ritorno dopo lavorando qua giù per fare la stessa cosa. Ho già nascosto il mio filo, così quassù ho già l'ultimo giro pronto. Adesso io vengo qua dove ho il primo giro che ho lavorato in punti bassi. Farò solo attenzione che rimane della parte del dritto come ho lavorato qua. Qua io ho lavorato della parte destra venendo verso qua la sinistra, allora metto qua proprio per iniziare anche qua giù nella mia parte destra, in modo che rimane tutte e due del stesso lato. Allora prendo il mio filo.
e lo metto qua dove ho il primo punto basso del primo giro, proprio che il primo giro del mio lavoro è stato lavorato in punti bassi. Vengo qua dove ho il mio primo punto basso, metto lì il mio filo. Adesso io ritorno nel mio primo punto basso e lavoro un punto basso. Lavoro 18 catenelle. Vado nel mio prossimo punto basso, che è il secondo, e lavoro un punto basso. Vado nel mio prossimo punto basso, che è il terzo, e lavoro un punto basso. Lavoro 18 catenelle. Vado nel mio prossimo punto basso, che è il quarto, e lavoro un punto basso. Vado in quello dopo, che è il quinto, lavoro un punto basso. E lavoro le mie 18 catenelle, così lavoro fino ad arrivare nell'ultimo punto basso. Io faccio la stessa cosa che ho fatto qua. Ho già lavorato tutto il mio giro fino ad arrivare alla fine. Per questo adesso la mia sciarpa già sta pronta, io posso tagliare il mio filo, nasconderlo bene per evitare che si dispi, perché qua su l'ultimo giro già è rimasto uguale a qua giù. Allora taglio, nascondo bene per evitare che si dispi, perché così la mia sciarpa già sta pronta. Ho già nascosto il mio filo qua per quello della mia sciarpa, così è uguale tanto da una parte come dall'altra e il mio lavoro già sta pronto. Grazie a tutte e alla prossima!